Bisognerà aspettare le verifiche da parte dei tecnici ANAS per sapere quando sarà possibile riaprire Ponte San Gabriele, chiuso nel pomeriggio ieri a seguito di una segnalazione fatta da un passante che aveva evidenziato una crepa trasversale dell'ampiezza di circa 1-2 centimetri su tutto l'impalcato in corrispondenza di un pilone nei pressi dell'hotel Michelangelo. Sì, ieri c'è stata questa segnalazione di questo cittadino che ha un po' allarmato tutti. Giustamente sono state fatte delle prime attività ieri pomeriggio. Oggi ANAS e la ditta che sta eseguendo i lavori faranno degli approfondimenti e speriamo nell'arco della giornata di poter avere un quadro un pochettino più definito e chiaro. Speriamo che sia, diciamo, un problema facilmente risolvibile. Comunque, nelle prossime ore avremo quantomeno un incontro con ANAS, con i tecnici dell'ANAS, i tecnici della ditta eseguitrice dei lavori per definire, diciamo, totalmente la situazione che si è creata. Potrebbe trattarsi di una vecchia crepa, ma si trova proprio in corrispondenza di un giunto e di un pilone sul tratto soprastante, una delle strade che portano all'università. Obbligatoriamente deve essere riaperto per la riapertura delle scuole, sempre che ovviamente il problema non abbia una connotazione di tipo di staticità, una connotazione particolare. Siamo convinti che probabilmente la situazione potrebbe essere meno complicata rispetto a come sembrava ieri. Ovviamente, per poterci esprimere dobbiamo avere ovviamente dei dati tecnici che ci devono essere forniti e che ci devono avallare le nostre tesi. Al momento siamo in una fase ancora di ispezione e di verifica e approfondimento. Si tratta del ponte principale di Teramo sulla Statale 80 e su cui sono in corso da tempo anche dei lavori di riqualificazione. L'appello che lei ha fatto all'ANAS è quello però di completare il prima possibile questi lavori che dovevano essere di 180 giorni e così non è stato. Diciamo che i lavori dovevano durare 180 giorni, probabilmente erano sottodimensionati come tempistica perché un lavoro così importante non si poteva eseguire in soli 6 mesi. Adesso però cominciano a essere diversi anni che i lavori vanno avanti, speriamo di poter concludere. Ieri abbiamo avuto un incontro, l'ingegnere del responsabile di ANAS ci ha detto che tecnicamente ripartiranno la prossima settimana i lavori in un modo importante, speriamo che possano procedere celermente per avere l'opera definita e conclusa e più sicura rispetto a quello che era in passato.